Quindi buongiorno e benvenuti, io sono Francesca Giagnaro di everydaycoffee.it e oggi vi parlerò di tre palette assolutamente da avere per tutti quanti, sia che abbiate toni caldi, che abbiate toni freddi, che vi piacciono colori un pochino più audaci o preferiate i nude. Allora, queste qui sono le tre palette da avere secondo me. Innanzitutto, due di queste palette sono uscite in questo periodo e quindi sono sicuramente una novità. Una palette invece è una di quelle palette storiche che addirittura l'anno scorso è stata annoverata tra le palette migliori di sempre. Sto parlando proprio della Modern Renaissance di Anastasia Beverly Hills. Questa palette qua, la Modern Renaissance, possiede colori nude e dai toni del rosso, del rosa, e come potete notare io l'ho usata fino allo sfinimento. In queste cialde qui e in questa cialda qua ci sono addirittura dei buchi. È estremamente pigmentata, l'unica difficoltà che presenta forse è un pochino di fallout quando andate soprattutto a applicare gli ombretti matte. Tuttavia io mi sento davvero di consigliarvi questa palette, anche perché va bene per qualsiasi occasione. Troverete il modo di sfruttare tutti i colori in una maniera veramente fantastica. Questa qui in un certo senso è la palette che a parer mio più si conforma per gli amanti dei colori caldi. Tuttavia, come potete vedere, ci sono molti colori sia neutri che freddi, come ad esempio Love Letter, oppure Venetian Red, oppure Red Ochre. Che il Red Ochre è favoloso, è un rosso freddo che si sfuma, che è una bellezza veramente. Per quanto riguarda invece la seconda palette, facciamo sempre riferimento a Anastasia Beverly Hills e sto parlando della Prism Palette. Sono stata molto tentata dalla Subculture Palette, ma ho visto diverse recensioni che dicevano sostanzialmente che c'era troppo fallout, che gli ombretti erano sì estremamente sfumabili, ma non ne valeva quasi la pena, sicché sono diventata un po' reticente rispetto alla Subculture, però non ho potuto fare a meno della Prismatic Palette. La Prismatic Palette, come avete potuto vedere dalla caduta, presenta, così come la Modern Renaissance di Anastasia Beverly Hills, presenta un pennellino al suo interno che risiede qua dentro, e i colori sono davvero favolosi. Ci sono colori matte, ci sono colori che possono essere considerati nude, come ad esempio Lure, oppure Unity o Eden o anche Parallel, che può fungere da ombretto per dar maggiore profondità allo sguardo. Ci sono invece altri ombretti con un finish metallico, come ad esempio Lucid, che indosso oggi all'interno dell'angolo interno dell'occhio e dà una luminosità assurda, Pyramid, Sphinx e Eternal, e poi ci sono altri ombretti dal finish un pochino più scimmeroso, come ad esempio Osiris e Dimension. E penso che sia una palette davvero molto versatile per quanto riguarda qualsiasi persona e qualsiasi occasione, che vi piacciano make up un pochino più bold o, come dire, un pochino più naturali e glowy, questa palette vi accontenterà sicuramente. L'ultima palette, senz'altro, se non la possedete, la desiderate, ne sono certa, è la Dreamy Palette di Nabla. La Dreamy Palette di Nabla è questa qui e presenta tutte le tipologie di ombretto possibili e immaginabili. Che vi piacciono i nude, potete usare Illusion, potete usare Immaculate, potete usare Sistina, potete usare Dogma. Che vi piacciono gli ombretti metallici, allora c'è ad esempio Metal Cupid, oppure ad esempio Byzantine.
Se amate i toni freddi, allora optate per Signorita, oppure Lullaby, oppure Inception. Davvero, ce n'è per tutti i gusti e penso che a livelli di versatilità anche questa palette non abbia eguali. Come potete vedere, io queste palette le sto utilizzando in quest'ultimo periodo, anzi nell'ultimo anno, soprattutto per quanto riguarda la Modern Renaissance, e vi assicuro che la qualità di ciascuna cialda, di ogni ombretto presente nelle varie palette, è sensazionale. L'unica pecca che ci potrebbe essere è un po' di fallout, però basta proteggere la zona sottostante all'occhio, ma per quanto riguarda la sfumabilità e il color payoff sono veramente grandiosi. Qualitativamente secondo me non hanno davvero eguali, sia per quanto riguarda i prodotti di Anastasia Beverly Hills, sia per quanto riguarda i prodotti di Nabla Cosmetics. Davvero non posso che essere felice, non posso che consigliarvi queste tre palette. E i miei tre ombretti preferiti di ciascuna di queste palette sono rispettivamente, allora, della Modern Renaissance, adoro, Primavera, Red Ochre e Burnt Orange. Mamma mia, come pronuncio male. Della Prism Palette invece amo rispettivamente Lucid, Eden e Throne. Mentre i miei tre ombretti preferiti della Dreamy Palette sono rispettivamente Byzantine, Metal Cupid e Vanitas. Queste qui sono le mie tre palette preferite per quanto riguarda le palette occhi, che sento davvero di consigliare a tutti quanti, sia per quanto riguarda i colori nude, che per quanto riguarda i colori freddi, caldi, che per quanto riguarda ad esempio colori bold. Davvero lo consiglierei a chiunque desiderasse acquistare una palette occhi. Ragazzi, spero davvero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se è stato così, lasciatemi un thumbs up e iscrivetevi al mio canale. All'interno dell'info box trovate tutti i prodotti menzionati all'interno di questo libro e tutti quanti i miei social, con anche il link al post sul blog dove potete vedere, vabbè, i miei sproloqui riguardo a queste palette, però magari anche qualche dettaglio in più che vi potrebbe tornare utile. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo domenica con un nuovo video. Ciao ciao!